Santo Iacono, abbiamo ancora delle foto d'epoca che ci fanno vedere che ci stava appoggiato sui manufatti che erano stati realizzati tra l'VIII e il X secolo, tant'è vero che la prima notizia che risale alla chiesa di Santi Jacopi, no, in località di Carpizzano, risale al 951, X secolo. Beh, questi manufatti sono appoggiati su una basilica, su una costruzione paleocristiana. La parola paleo significa antica, quindi in precedenza già ci doveva essere un edificio romano su cui si appoggiò la prima chiesa di Calvizzano. E perché facevano così? Perché era più facile, non bisognava fare le fondamenta, bastava soltanto fare il nuovo manufatto, la nuova costruzione si appoggiava sopra. Chiaro?